aumentiamo in modo significativo il fondo per gli asili nido, il nostro obiettivo è dire che al secondo figlio l'asilo nido è gratis. Questo è come vogliamo spendere le risorse, sono circa 150-180 milioni di euro che rafforzano il fondo sugli asili nido, ma la misura più significativa, secondo me, di questo miliardo di euro riguarda il tema della decontribuzione delle madri. Cioè noi prevediamo che le madri con due figli o più non paghino i contributi a carico del lavoratore. Voi sapete che i contributi previdenziali vengono pagati un terzo dal lavoratore e due terzi dal datore di lavoro. La quota del lavoratore per le madri che hanno due o tre figli la paga lo Stato, ovviamente con dei limiti. Il limite è per le madri con due figli fino a quando il secondo figlio, cioè il più piccolo, ha 10 anni, per le madri con tre o più figli fino a quando il figlio più piccolo ha 18 anni. Il concetto che noi vogliamo stabilire è: una donna che mette al mondo almeno due figli in una realtà nella quale noi abbiamo disperato bisogno di invertire i dati sulla demografia ha già offerto un importante contributo alla società, e quindi lo Stato cerca di compensare pagando i contributi previdenziali, e quindi facendo una cosa che non solo aiuta anche in termini di riconoscimento pensionistico, ma che aiuta anche a smontare il racconto per il quale favorire la natalità è un disincentivo al lavoro delle donne. Noi vogliamo dire esattamente il contrario. Vogliamo dire che le due cose possono stare perfettamente insieme e che vogliamo incentivare per chi mette al mondo dei figli e nel caso in cui ovviamente voglia lavorare.